Dentro fuori il grande basket di Serie C Gold torna a Saronno per gara 2 di semifinale dei playoff, che vedrà protagonista la squadra di casa naturalmente, la Imo Robur Basket Saronno e il 7 Laghi Gazzada. Gara 2 di playoff dentro fuori da Diego Martorano, benvenuti al Palaronchi. Quando la stagione si fa calda le squadre tendono ad alzare il loro livello. Non è stato così in gara 1, anzi due squadre da 75 punti di media in questa stagione, in stagione regolare, confermati ai playoff, che si sono fermate una 58 e l'altra 51. 58 i padroni di casa del 7 Laghi, 51 invece per la Imo. Dunque Saronno è già al dentro fuori, perché perdere stasera vorrebbe dire andare direttamente in vacanza, andare in gita al lago per tutti i fine settimana da qua a metà agosto. Per Gazzada invece è importante vincere, perché salterebbe gara 3. Saltare gara 3 vuol dire prendersela comoda ancora per qualche giorno prima di tornare con la testa verso le finali. Eventuale gara 3, come sempre, si giocherà sabato in casa della meglio classificata in stagione, in questo caso è il 7 Laghi Gazzada. Quintetti classici sono gli stessi di partenza che abbiamo visto in gara 1 per Gazzada, sugli esterni con il numero 9 Moalli, con il numero 3 Bolzonella e con il numero 5 Passerini, più vicini a canestro il numero 13 Vera, il numero 19 Moraghi, un ex di questa partita. Dall'altra parte per Saronno sugli esterni il numero 18 Mariani, il numero 99 il capitano Matteo Leva e il numero 12 Allegurioli, più vicini a canestro Stefano Cacciani con il numero 11 e il centrone Max Politi con il numero 5. Cacciani alla prima ricezione della partita, aspetta un movimento di Mariani che va a mettersi spalla a canestro contro Bolzanella, prova da immediatamente ad attaccarlo, si gira, linea di fondo bucando la difesa, 2-0 Saronno, che ci mette esattamente 7 minuti e mezzo in meno a segnare i primi punti rispetto a quello che si era visto in gara 1, dove dopo 7 minuti e passa si era ancora sul 0 punti segnati di Saronno, erano diventati già 10 invece quelli di Gazzada. Bolzanella un po' fermo all'attacco, deve sfruttare il blocco di Moraghi per iniziare l'azione offensiva, riesce ad andare al tiro dalla distanza, ma c'è il rimbalzo di Politi, un raro rimbalzo per la serie ma non affatto raro per i playoff, dove addirittura ha fatto una partita da 20 più 20 quest'anno. Gurioli ancora spalla canestro, ancora linea di fondo e appoggio dopo aver bucato il tentativo di anticipo di Bolzonella. 4-0, inizio potente di Saronno che va immediatamente vicino a canestro. Bolzonella aspetta Passerini che parte di mano mancina, va con il push shot, sua classica conclusione, ancora rimbalzo Politi che libera il canestro dal pallone, poi apre la transizione per Gurioli, chiama lo schema Mariani, ribaltamento di lato per Leva, si muove Mariani sui blocchi e si mette contro Moalli, spalle a canestro, attacca il numero 9, ribalta al lato per Cacciani, partenza a linea di fondo contro Verri, riesce a trovare anche Mariani, extra pass per Leva, extra pass per Gurioli, c'è da andare a prendere il tiro, alla fine arriva la tripla sbagliata, la costruzione è più che volenterosa per liberare il giocatore meno marcato. Tanto sbaglia il tiro Passerini, recupera in qualche modo il pallone, Moraghi a rimbalzo offensivo un paio di volte, deve arrivare l'aiuto di Matteo Leva per prendere il pallone, allora Saronno può correre con Cacciani, ancora prova ad attaccare Bolzonella, spalla canestro, ribalta però al lato Mariani che alla fine decide di attaccare di per sé con il blocco di Politi, lo scarico sotto, l'extra pass per Gurioli, da un centimetro quel pallone non è affatto facile da mandare dentro perché non c'è tanto angolo verso il canestro, forse Politi avrebbe potuto di suo prendere direttamente il tiro. Si lamenta coach Massimo Bianchi per l'ulteriore extra pass già un paio di volte. Intanto Verri dalla distanza per i primi tre della partita di Gazzada. Dicevamo un ulteriore extra pass su un'azione che forse non lo richiedeva, proprio come era stato in precedenza per il tiro ancora di Gurioli. Intanto Eleva ad attaccare, spalla canestro, Politi a vantaggio, arriva l'aiuto di Verri, gliela tocca, gliela tocca il numero 13, viene fischiato passi a... viene fischiato passi a Politi, recupera il pallone 7 Laghi, ancora con Verri, fuori per Moraghi, movimento di Passerini che non ha compagni da servire se non ora Bolzanella, che si ferma con il tiro dalla distanza con un passo dentro l'area, sono solo due per lui ma valgono anche il primo vantaggio
del match di Gazzada, 5-4. Insegue Moalli Mariani, che trova lo scarico per Cacciani, un po' freddo per così dire in questi playoff con il tiro dalla distanza, 2 su 11 finora tra quarti di finale e gara 1 di semifinale. Ancora la palla sotto per Verri, l'extra pass per Moraghi, c'è l'anticipo però sulla cattiva ricezione, allora può correre Saronno. Mariani aspetta l'arrivo di Politi, che in punta è chiamato a giostrare per Allegurioli, che si gira, prende il tiro, solo secondo ferro, rimbalzo solo maglie giallo-blu. Allora Bolzonella contro Mariani in centro dell'area, lo scarico ancora per Moraghi, che finta il tiro, poi trova il passaggio sotto per Bolzonella, che è partito forte con il tiro da vicino, 4 punti per lui sui 7 generali di Gazzada. Ancora ci sarebbe Gurioli pronto a ricevere spalla canestro contro Bolzonella, invece spara la tripla Matteo Leva, poi a rimbalzo lottano Gurioli e Cacciani, un rarissimo rimbalzo offensivo di Saronno. Cacciani può attaccare, spinto dentro da Verri, riesce ad andare a prendere il tiro, saranno 2 liberi per lui. Segna Cacciani, 7-6 il punteggio, ancora uno da recuperare per Saronno, ma soprattutto c'è da mettere la difesa. Passerini attacca di mano mancina, suleva lo scarico per Bolzonella, che si sente anche il tiro da oltre l'arco dall'angolo, poi la transizione rapidissima di Saronno, attacca in transizione Allegurioli, ne segna 2 e giusto 30 secondi fa coach Massimo Bianchi gli aveva detto corri che ti arriva il pallone, infatti gli è arrivato da Mariani per l'8-7, nuovo vantaggio. Passerini raffredda un po' gli animi, decide di andare verso destra, viene raddoppiato, allora deve andare a scaricare per Moalli nell'angolo, arriva però prima di tutto l'intercetto di Gurioli che commette fallo. Anzi, il fallo è di Matteo Leva. Moalli in movimento di Passerini, che per un attimo sfrutta il blocco di Verri, poi si allontana per giocare il gioco a due con Moraghi, si ferma, prende, spara da lontanissimo, grande parabola per lui, ma solamente solo secondo ferro. Allora recupera il rimbalzo Cacciani, poi Mariani, ancora per Cacciani, decide di correre Saronno, arriva Politi, ci sarebbe Mariani, spalle contro Moalli, prende il centro dell'area, il numero 18, si gira sulla linea di fondo, scarica per Gurioli, movimento Giorgiovic, si dimentica di rientrare in campo prima di recuperare il pallone, molto veloce il passaggio di Gurioli. E palla recuperata per Gazzara, che torna in attacco. Bolzonella riceve Moalli contro Gurioli, si muove sulla linea di fondo Passerini, contro Leva, Moalli però va da Moraghi per il consegnato, poi provare a metterlo spalla canestro, ci mette la mano Politi, finisce per terra Moraghi, questa è palla 2 e la freccia del possesso indica Gazzada, si lamenta coach Paolo Garetto con uno dei due arbitri, che quelli di questa sera sono Matteo Lucotti e Giuliano Molteni. Storie tese tra le due panchine, intanto che cercano di equilibrare il metro di comportamento con gli arbitri. Ci sono 3 secondi per andare al tiro per Gazzara, 4 minuti e 10 invece al termine del primo quarto, che sta andando via velocissimo con pochissime interruzioni. Ci voleva questo scivolone, questa pulizia del parquet, così almeno prendevamo tutti fiato.
la rimessa di Moalli nelle mani di Passerini, che se la sente da lontano, spara, trova solamente il ferro. Allora recupera il rimbalzo Mariani, molto più attenta Saronno a rimbalzo rispetto al primo episodio di questa serie, quando era andata sotto di 16 rimbalzi nel conto totale delle carambole. Ancora Mariani contro Moalli, ribaltamento complicato a centro area per servire la tripla Cacciani, poi rimbalzo di Politi che si gira e tira. Non c'è contatto secondo i grigi, allora può andare veloce in attacco Gazzara con Moalli che si butta dentro fino in fondo, subisce il fallo di Mariani, saranno due liberi per lui. Segna secondo Moalli, riporta in parità la partita, quota 8 esattamente come in gara 1, punteggio basso, ma questa volta le squadre stanno equilibrate fin dall'inizio. Ancora la pressione di Moalli su Mariani, prova Mariani, riesce a buttarsi dentro contro Verri, subisce il fallo del numero 13 che era andato alto per la stoppata dopo essere stato battuto, e dunque prova ad arrivare in recupero. È il secondo fallo di Verri, che probabilmente lascerà dopo il primo libero spazio a Matteucci. Infatti vediamo prepararsi il numero 15 proprio qua sotto la cabina di cronaca, vicino al tavolo. Sbaglia il secondo Mariani, un po' di difficoltà ai tiri liberi in tutta la serie per Saronno. Bolzanella a centrare, a controleva, arriva fino in fondo con una partenza che più rapida non si può. Poi il passo dello Zupardo per avvicinarsi al canestro. Stivali ce li ha, adesso vedere se sono quelli delle sette leghe, con una citazione letteraria magari controlleremo durante la partita. Sicuramente sono due per lui e tiro libero supplementare, fallo anche per Leva ed è il secondo anche per il capitano di Saronno. Bolzanella per il più due. Tiro libero supplementare a segno, le interruzioni arrivano essenzialmente e sono buone anche per i cambi. Entra Lorenzo Novati in sostituzione proprio del capitano Gravato di Rifalli, doppio playmaker per Saronno, meglio andrà Mariani a giocare da guardia. Forse una situazione in cui in queste partite di playoff si trova leggermente meglio rispetto a quanto non fosse in campionato, dove con il pallone in mano poteva produrre maggiormente. Naturalmente si è alzato il livello delle difese, si è alzato il livello della pressione sulla palla e sull'uomo, e dunque è anche più difficile giocarsi in uno contro uno. Mariani, un giocatore sopraffino di uno contro uno, grande campione di 3 contro 3 in estate, se non sapete dove trovarlo andate in qualche torneo in piazza e lo riconoscerete tra quelli che segnano più punti e giocano più finali nei vari circuiti estivi. Tanto proprio lui riceve il pallone, prova Gurioli inseguito da Angiolini, riceve però Novati che può attaccare, poi scaricare per Politi, palla sotto per Gurioli, commette fallo immediatamente Angiolini, non vuole concedere canestri semplici, si riprenderà con la rimessa dal fondo. Gurioli riceve con il classico movimento da lontano Politi, solo ferro per rimbalzo Mariani che va anche su di mano sinistra, non trova il canestro, ma Moraghi per la carambola buona, si affida ad Angiolini che gioca da playmaker e ci mancherebbe anche, organizza la squadra, passa la Matteucci, poi Passerini, vede il movimento di Bolzanella che riceve sulla linea del tiro libero, si butta dentro, contrastato da Novati, arriva la stoppata, poi è Novati a portare la transizione contro Angiolini, aspetta l'arrivo dei compagni, si va da Cacciani, finta per un attimo il passaggio, poi Mariani giocano il pick and roll, cambia la difesa, palla sotto per Cacciani, questa volta arriva tardi l'aiuto di Moraghi, non si intendono Passerini e Matteucci,
anche dopo l'indicazione di Paolo Garetto, che aveva chiesto il cambio immediato. Evidentemente non si fida troppo dei mezzi lunghi di Saronno e chiede una maggior pressione alla difesa. Bolzanella contro Gurioli, partenza verso la linea di fondo, questa volta la stoppata di Novati non può essere efficace. Ancora una volta Bolzanella con queste partenze che lasciano la strisciata sul parquet a mettere in difficoltà la difesa di Saronno. 13-11 punteggio, 2 al termine. Politi con Mariani, ancora gira sulla linea di fondo, spinto da Passerini, saranno 2 tiri liberi ed è primo fallo per l'ex giocatore di Mortara e anche Boffalora. Entra intanto Stefano De Grada al posto di Gurioli, ancora più palle in mano sugli esterni per Saronno, con un attaccante come De Grada che può creare anche dal palleggio. Intanto continuano i danni a tiro libero per la Robur, che aveva sbagliato 7 dei 14 totali provati in gara 1, 50% che non si vede spessissimo. Saranno squadra da 76% in stagione, con di media 16 liberi segnati su 21 tentativi. Segna il secondo Mariani. Curiosità statistiche, ce ne sono a bizzeffe in questa partita, perché le squadre praticamente sono uguali a vederle sulla carta, poi guardi i roster, sono completamente diversi. Intanto dentro Elias Maschini, cambio di Passerini, un difensore per un attaccante, dove difensore è naturalmente Somaschini con il numero 11. Movimento linea di fondo per Bolzanella, Matteucci spalla canestro contro Cacciani, si avvicina Moraghi, rovina un po' le spaziature, poi attacca uno contro uno su Politi prima di scaricare per Angiolini, che vede il backdoor di Bolzanella, difende forte De Grada, va a rimbalzo Moraghi, un paio di backdoor saranno gli ha subiti in gara 1. Sembra che la situazione sia stata compresa, anche se evidentemente qui poteva anche esserci un minimo di contatto portato dal numero 9 sul cannoniere di Gazzada, Federico Bolzanella, ex Cantù e doppio Varese. Mariani, proprio Bolzanella ad inseguire De Grada, che però riceve, poi scarica per Politi, vuole andare dall'altro lato, si passa da Mariani, ancora De Grada che si ferma, guarda il canestro, trova solo il primo ferro, rimbalza in attacco, si ferma di nuovo, prova ad andare sotto da Politi che va corto con il tiro sulla difesa di Moraghi, poi viene invitato a tornare in difesa. Un minuto al termine, tondo tondo, palla per Angiolini, movimento di Bolzanella che sfrutta blocco di Moraghi, lo insegue De Grada, c'è ancora un fallo da spendere per Saronno, molto meglio De Grada che va quasi per la rubata, molto meglio del fallo naturalmente, si intende l'azione di De Grada, e sarà comunque rimessa per Gazzala. Rimangono però 11 secondi per andare al tiro, riceve Angiolini da lontano, lo sguardo di Novati in difesa, ribalta al lato per Bolzanella, ancora una partenza sul lato destro toccata, poi Matteucci che sta tirando benissimo da lontano, trova invece Somaschini da 2, il numero 11 sullo scadere dei 24, va a rimbalzo Cacciani, non c'è taglia fuori ma c'è l'ultimo tocco per un giocatore in maglia giallo-blu e dunque possesso per Saronno, 35 per andare al tiro. Cacciani per poco non gli sfugge il pallone sul passaggio di Novati, poi riparte Saronno, vuole attaccare uno contro uno Mariani, fa saltare Matteucci, si butta dentro, lo scarico per Politi, subisce il fallo il numero 5, tiro libero in arrivo. Che partenza ha fatto Mariani, se solo avessi a disposizione il replay ve lo farei rivedere. Matteucci alto sulle gambe, Mariani finta di sopracciglio, va dentro con la mancina e al posto di tirare ne concede 2 facilissimi a Politi. È tempo di mettere in ritmo anche i lunghi di Saronno, attacco distribuito, abbastanza distribuito per la Robur che finora ha segnato 4 con Mariani, 4 con Gurioli, 4 con Cacciani, 2 Politi li ha già messi in arrivo. Vediamo il terzo dalla lunetta, giocatore solitamente piuttosto preciso in questo fondamentale, 86% in stagione. Segna anche il tiro libero supplementare. 20 secondi, un fallo da spendere, chiama la panchina di Saronno, 15-13 punteggio, diventano 15 in questo istante, partirà probabilmente attorno ai 9-10 secondi sulla fine del quarto e mancano 7 in questo istante. Di piede Cacciani, anzi fallo, è già la fallo da spendere, meglio così che ce ne fosse ancora uno.
Ora difesa forte, 6 secondi per andare al tiro, palla per Angiolini contro Novati, ancora il backdoor di Passerini, ci mette una mano Degrada. Angio, ti do una notizia, mi sa che la difesa di Saronno ha rivisto gara 1, perché ora sul backdoor sono molto più attenti. Vediamo se riuscirà. Ancora consegnato per Passerini, che sulla sirena in questo campo sa sempre cosa fare. E per poco non manca a segnare questo tiro della speranza. Al decimo minuto esatto di partita, 15-13, primo quarto, prima pausa per noi, ma al Palaronchi c'è un grande e solo protagonista, Federico Bolzonella, ha già 9 punti segnati, dei 13 totali della sua squadra. Se sentite gli applausi sono per, naturalmente, il numero 74 Ezio De Piccoli, che va subito a parlare con i suoi ex compagni Alberto Angiolini, in tempi più recenti Alessandro Moraghi un po' di tempo fa. Ma gli applausi sono per la leggenda vivente del basket saronese, classe 74, il faraone, tale e riconosciuto al Palaronchi. Ricordiamo che punteggio 15-13 quando ci prova dalla distanza Saronno ma non trova il bersaglio. Partenza con attacco distribuito per Saronno, quasi tutti i giocatori a 4 punti. Dall'altra parte invece è un grande protagonista, Bolzonella con 9. Ancora tentativo di backdoor, ancora palla persa per, se in precedenza non era stata persa, questa sicuramente lo è, per Gazzada, che rimane ferma a quota 13. Degrada vorrebbe andare da Mariani, invece trova il consegnato per De Piccoli, è quasi anticipato Novati, mette le mani addosso Angiolini sulla partenza del numero 77, poi fa lo sguardo all'Angiolini, ovvero io neanche c'ero, perché mi fischiate il fallo. Entra Tommy Somaschini per Alberto Angiolini, il 24 nella partita di 2-3 giorni fa non era rasato a zero come adesso, quello è il voto perché l'Inter è andato in Champions, pensate un po' voi cosa succede. De Piccoli per Novati, Degrada, penetrazione, riesce a far saltare la difesa, rimane impallata centrale a Matteucci, dunque può andare a segnare anche abbastanza comodamente Steve Degrada per i primi 2 punti della sua partita. Passerini vede il momento di Somaschini, l'altro fratello va dal 24, giovanissimo, chiama lo schema, inizia ad attaccare, il mancino se la porta sul destro, attacca Novati, si gira verso sinistra, trova lo scarico solamente nelle mani di Mariani, che allora può correre in transizione, palla sotto per Degrada, poi Mariani in qualche modo riesce a recuperarla, a ribaltare il lato per Novati, Gurioli contro Matteucci, va in penetrazione il numero 12, non vale il canestro perché non aveva ancora chiuso il palleggio, ma è sicuramente fallo della difesa. Spende come se spende Matteucci, secondo fallo per lui al pari di Verri, e si inizia a riproporre la situazione di difficoltà, di falli per i lunghi, che si era vista anche in gara 1. Ancora Degrada, fa saltare l'avversario, poi si butta dentro, gliela tocca Matteucci abbassando il braccio, l'ultimo con un piede a spedire fuori il pallone è proprio Degrada, e dunque possesso Gazzada, rientra Verri. Somaschini trova Verri, poi Moraghi, ancora Somaschini, mette blocco per Verri che poi si mette spalla canestro contro Cacciani, ma si va per gli esterni, allora può attaccare Passerini, si butta dentro contro Degrada, gliela ruba da dietro il numero 9, riesce a recuperare il manico del pallone, poi Somaschini da lontano solo primo ferro, stavano per scadere i 24, era obbligato a tirare, contropiede, palla di Novati per Gurioli che va a tirare a centro area, Passerini contrasta il numero 12, fermano il gioco gli arbitri, ma è semplice, rimessa dal fondo per Saronno. Mentre questo, i contatti oggi bisogna darli belli forti, peraltro Passerini sembrava abbastanza fermo a centro area, sì, ma con le mani si potrebbe essere avvicinato all'avversario impedendone la naturale evoluzione del tiro. Intanto in tribuna vedo qualche voto noto del basket lombardo come Dante Gurioli, Mattia Ferrari recentemente
ha salutato Legnano, e per recentemente si intende ieri sera. C'è Silvio Saini, c'è anche Tommy Colombo da Desio. Tanto degrada, alza il tiro. Il rimbalzo di Gurioli, trattiene Somaschini. Ancora fallo, è il quarto di squadra per Gazzara dopo due minuti neanche di gioco. E se il primo quarto era scorso via bello rapido, in questa ripresa si sta un po' rallentando il ritmo. Naturalmente ha detto Tommy Colombo da Desio, sì, attualmente però ad Erba, infatti a fianco lui c'è Cristian Testa, l'allenatore di Erba. Degrada, finta al tiro, poi si butta dentro, trova lo scarico per Cacciani, anche lui finta al tiro, non prende la tripla, trova il cambio della difesa, poi Novati da solo, da tre, per provare a dare un minimo di allungo, non ci riesce, a rimbalzo ancora Saranno presentissima, lo scarico nelle mani di De Piccoli, che è costretta ad alzare la parabola per l'ombrellone che si stava chiudendo di Damiano Verri, poi Passerini in transizione per Somaschini, quello lo segna spesso volentieri il numero 11. 17-15, ancora meno due Gazzara, ma saranno occasioni per tirare libero, ne ha avuti quante ne volete. Novati per Gurioli, da due anche se da lontano, a segno le Gurioli, diventano sei per lui. Moalli chiama lo schema all'uscita di Passerini, che mette Moraghi, spalla canestro contro De Piccoli, spende immediato il fallo il numero 74, beh saranno diciamo in debito rispetto a sette laghi per falli commessi nel secondo quarto, ci sta piuttosto che prenderne due facili da un giocatore che a centroarea sa come fare. Basti pensare che in questi playoff Moraghi sta tirando 10 su 23 da due. Ancora Passerini in penetrazione, si sposta letteralmente la difesa di Saronno, e allora il passero con il 5 non si tira indietro, ne segna 2. 17-19, ancora sorta di parità al Pallaronchi. Gurioli prova ad andare, spalla canestro, subisce il fallo di Passerini, due liberi per lui perché Gazzada ha già esaurito il bonus, proprio come dicevamo in precedenza. Tanto i due segnati sono i primi due di Passerini della partita, così è. Entra Matteo Leva per degrada, esce anche Passerini che ha due falli segnati, rientra Bolzonella, grande protagonista del primo quarto con 9 punti, come grande protagonista lo era stato anche in gara 1 con 7 punti nei primi 10 minuti. Novati va da De Piccoli per il consegnato, 6 secondi per andare al tiro, Cacciani prende la tripla in arretramento. Con tanta personalità, sentendo il conto dei secondi che scorrevano, e così ad occhio direi prima tripla della partita per Saronno. Somaschini dentro contro Elia, contro Gurioli, poi Elia Somaschini prova anche ad andare a rimbalzo, non trova però la carambola, allora Saronno allunga ancora una volta la transizione per Gurioli, poi Leva che attacca Verri, scarica per De Piccoli, extra pass per Cacciani da lato, ci sarebbe sull'altra linea di fondo Leva, ma Bolzonella intuisce tutto, recupera il pallone, poi si va a mettere pronto per attaccare, il pallone alla fine gli viene servito, deve attaccare Leva, salta via Cacciani, va sotto da Moraghi, passaggio all'indietro per Verri che si sente la tripla, prova ad andare a rimbalzo Moraghi, ma c'è prima di tutti Matteo Leva, chiama lo schema direttamente alla panchina di Saronno. Novati, si muove Gurioli che può ricevere, spalla canestro contro Somaschini, è più alto ma Somaschini è anche bello grosso, alla fine spende il fallo alla difesa di Gazzada per mandare Lonetta il numero 12 ex Desio San Giorgese Legnano e almeno altre 25 squadre della Lombardia compresa CMB Ro, dove si può dire che sia nato e cresciuto sotto le indicazioni di Dante Gurioli. Intanto, se non vedo male, c'è anche Antonio Tritto in tribuna, se continuo a snocciolare i nomi fra un po' mi danno le pagine bianche e cambio lavoro. C'è anche un bel po' di staff della San Giorgese, ho dei suggerimenti pure dalla regia, finora c'ero arrivato da solo, eccolo, vedo Daniele Quilici, ora mi è tornato adesso sott'occhio. Dentro Gurioli, 23 per Saronno, più 6, ma da difendere
Mani piene per la squadra di coach Massimo Bianchi. Nel frattempo esce Lorenzo Novati, dentro Jack Mariani. Cambio sostanzialmente tra esterni, tra playmaker. Mariani si occupa di Moalli, leva invece, deve inseguire Bolzanella. Verri contro De Piccoli, che si mette con tutte e due le braccia addosso al corpo di Verri, poi finisce per terra. Fallo di Ezio De Piccoli, che ha la faccia un po' perplessa. Al massimo, dico io, forse la simulazione, però la simulazione Ezio De Piccoli non lo può veramente fischiare nessuno. Invece il tilt tecnico, coach Massimo Bianchi può arrivare anche tranquillamente. Peraltro proteste semi-urbane, più urbane rispetto a quelle viste nel primo quarto da parte di Paolo Garetto. Bolzanella, 87% di stagione, dentro il libero del tecnico per il 23-18 e possesso per Gazzara, ma quello già lo era. La rimessa di Somaschini per Verri, poi Bolzanella chiama lo schema, decide di andare lui con un classico doppio classico blocco corna. Verri ribaltato per Somaschini, che non la mette per terra, aspetta un momento dei compagni. Moalli, ancora Somaschini, finta al tiro, poi parte in palleggio da lontano Matteucci, che ha grande mano in questa serie, considerato il 2 su 3 di gara 1. Trova però solo il secondo ferro, se la cava Saronno dopo il fallo commesso da De Piccoli con un solo punto subito. Attacca Mariani, trova Gurioli per la tripla, liberissimo, non va giù il pallone e dunque può ripartire Gazzada. Ancora Moalli, trova Somaschini, è solamente da due, ma soprattutto è sbagliato più che da due, fuori misura. Poi Verri a grande posizione, a rimbalzo Gurioli, decide di spendere il fallo. È il primo fallo di Gurioli, il terzo di squadra per Saronno. Abbiamo visto a sufficienza De Piccoli, 5 minuti consecutivi, 5 minuti e mezzo consecutivi per il gran veteran di Saron. Rientra Politi per marcare Verri. Moalli, si muove Bolzanella, ancora una partenza, poi dietro la testa per Matteucci. La sbaglia anche questa, rimbalzo Somaschini, finiscono a terra un po' tutti quanti lunghi a centrare. A Bolzanella può ripartire, 7 per andare al tiro. Trova Somaschini che prende la tripla e segna dall'angolo il numero 11, è un agonista vero, segna spesso e volentieri. Sono già 5 per lui, che vi garantisco è più di tutto il fatturato di gara 1, ma solitamente ci vogliono almeno un paio di partite per vedere 5 punti da questo giocatore, che ha altre caratteristiche rispetto all'essere uno scorer, decisamente uno scorer. Ale Gurioli, fanno 9 per lui, si avvicina alla doppia cifra finora raggiunta solamente da Bolzanella e dalle parti di Gazzada. Matteucci, partenza a palleggio, poi scarico per Elia Somaschini, se la sente anche questa volta è sfortunato, poi rimbalzo, la tocca a Gazzada. Si lamenta Dan Verri, fratello di Pat Verri, impegnato altresì questa sera nelle altre semifinali, nell'altra semifinale. Vigevano Milano 3, intanto continua ad aggiornare il conto dei presenti. Ci sono anche Guffanti e Mercante da Cernusco, due però ex Saronno, oltre che naturalmente ex Olimpia Milano. Mi segnalano anche Ale Corno, ex attuale giocatore di Nerviano, ex giocatore di Saronno. Poi continuiamo, adesso finché non abbiamo detto uno per uno tutti i nomi dei presenti a Palaronchi non ci fermiamo. Mariani per Leva, la partenza verso sinistra del capitano, che prende il palleggio a tiro solo primo ferro, rimbalzo di Verri che può far mangiare il campo a Moalli. Bolzanella rimane solo in semi transizione, trova solo il ferro per rimbalzo Gurioli e Leva, si ostacolano e insieme perdono il possesso del
Il possesso del pallone, intanto aggiorniamo. Paulino Remonti, coach di Oleggio, ex di Saronno per tanti anni, e Francesco Pompa da Nerviano, ci siamo, anche Enrico Nagnolini, sempre da Nerviano. Ah, ecco, questo ci fa ancora più piacere dirlo. Marco Rota, allenatore di Varedo in Serie D, neo promosso in Serie C2 proprio con la gara alla Polisportiva Varedo. Beh, naturalmente c'è anche Ale Lanzani, capitano di Varedo, ex giocatore di Saronno. Poi Moalli in penetrazione, l'ex Robo del Fides trova un altro ex Robo del Fides come Matteucci, gli restituisce il pallone, decide di attaccare con il piccheroli, il numero 9 gira attorno a Cacciani, la tocca per un istante Novati, poi al rimbalzo deve lottare Politi, ne esce vittorioso Novati, spinge Somaschini, liberi per il numero 77, ex giocatore di Desio. Due liberi per Novati, sale a quota 27 Saronno, ancora più 6, che poi è anche il massaggio e anche il massimo vantaggio ottenuto da Saronno. Vediamo se prova a metterci una pezza a Passerini, intanto Verri ancora dall'angolo la tripla, rimbalzo Politi, il loro fotonico di Damiano Verri che va fuori bersaglio. Novati, vediamo se chiama lo schema, intanto si muove Gurioli che riceve, spalla canestro contro Bolzonella, deve andare a tirare. Ale Gurioli con quella mano può fare veramente di tutto, poi con il tiro in sospensione va a segnare i punti 28 e 29 della partita di Saronno e anche a provocare il time out di coach Paolo Garetto. Partita a basso punteggio, esattamente come la gara di andata. A dire la verità, non mi aspettavo per tutta la serie punteggi così bassi. Bisogna andare a vedere anche i parziali della gara di andata. Dopo 10 minuti 15-5, il secondo quarto 14-23 e grande festa Gazzada, tutti ad applaudire. 15-11 il terzo quarto, 14-12 il quarto. Gazzara ha vinto di 7 punti, non c'è naturalmente differenza canestri perché qua se Saronno vince si va direttamente a gara 3. Intanto è arrivato anche Gian Piglietti, il general manager dell'anno da Cislago, con l'ottavo posto per il Cistellum, la qualificazione playoff, una squadra che essenzialmente era nata per salvarsi e che l'anno scorso ha vinto 3 partite. Intanto Gurioli per il recupero su Bolzonella, occhio perché fischia l'arbitro, saranno liberi per Gurioli la difesa di Moalli. Qua forse andava bene come nel calcio, il classico vantaggio, mani in alto e via andare a pedalare, invece saranno liberi per Ale Gurioli. Fanno 12 per giocatore di Saronno, 30 complessivi per la squadra di casa che ora potrebbe anche andare avanti in doppia cifra. Segna il libero e diventa 31-21 il punteggio, dunque più 10 per Saronno. Primo mini tentativo di fuga della Imo. Vediamo come risponde Sette Laghi. Si va da Bolzonella, naturalmente mi viene da dire. Partenza verso sinistra, consegnato per Passerini, prova la penetrazione contro Mariani, poi scarica per Bolzonella, mano sinistra, ancora Passerini,
finta al passaggio, poi va da Moalli, bel gioco del numero 9 che penetra, salta l'uomo, scarica per Verri, due comodissimi, prima azione dentro fuori, dentro fuori, dentro fuori, alla fine è arrivato un canestro a pochi centimetri dall'obiettivo, praticamente impossibile da sbagliare per un giocatore come Verri l'anno scorso in Serie B. Questa è una sfida da Serie B, due erano anche compagni di squadra, stiamo parlando di Politi e Verri, infrazione di passi per il numero 5 che non riesce ad entrare nella partita, per ora per lui 3 punti e 4 rimbalzi, non che il fatturato di gara 1 fosse tanto migliore, 9 punti e 4 rimbalzi con 4 su 7 al tiro e 1 su 2 ai tiri liberi. Per un giocatore che fa dei liberi una fondamentale parte del suo gioco, 86% in stagione, una mancanza pesante. Tanto Moalli, un minuto dal termine, saranno ancora un fallo da spendere, riceve Bolzonella, accenni di zona per Saronno, non utilizzata spessissimo diciamo in stagione. Moalli, arriva però il quasi recupero, 2 secondi per andare al tiro, non usata tantissimo in stagione ma usata così a spot potrebbe mettere in difficoltà un attacco come quello di Gazzara che solitamente sfrutta molto gli esterni. Fallo speso a cronometro fermo, però non siamo negli ultimi 2 minuti di partita, quindi sostanzialmente si aggiorna solamente il conto dei falli e si dà a Gazzara l'occasione per resettare il cronometro. Erano solamente 2 i secondi per andare al tiro, diventano 14. Non una grande scelta quella della difesa di Saronno, non una grande scelta quella di Mariani. Moalli, devi difendere ora Mariani contro Passerini che si butta dentro, alza la parabola, forse un alley-oop, non so, però dall'altra parte dell'arcobaleno non c'è Dwight Howard, quindi difficilmente può arrivare una schiacciata in traffico al Palaronchi. Intanto mi chiedono dalla regia chi è Dwight Howard e io chiedo un corso di aggiornamento NBA. Falle in attacco per Politi, e ci si torna a sedere in panchina per Jack Mariani mentre i suoi compagni ritornano in difesa. ...25 secondi al termine del primo quarto ma 18 nell'attacco di Gazzada, piccola discrepanza che potrebbe concedere a Saronno l'ultimo tiro del primo tempo. Moalli si alza a blocco di Moraghi che poi taglia forte a canestro, rimane libero ma Matteucci se la sente da lontano, solo primo ferro, recupera rimbalzo Gurioli, non c'è così tanto tempo da pensarci su, è solissimo Cacciani che può attaccare Matteucci, arriva al centro dell'area, poi va fino in fondo con la mancina e segna sulla sirena Stefano Cacciani per il 33-23 di fine secondo quarto, più 10 e doppia cifra di vantaggio per Saronno che ha preso margine nel secondo periodo, è 18-10 il parziale del secondo periodo e i punti sono tutti lì sul tabellone, 33-23, riposo anche per noi, 33-23 il punteggio al Palaronchi, gara 2 di semifinale tra i padroni di casa della Imorobur Basket e gli sfidanti, in questo caso dei Sette Laghi Gazzara che però si sono già portati avanti giusto qualche giorno fa con l'1-0 in casa, vinta gara 1 di 7 punti. Non c'è la differenza dei canestri da sistemare perché qua al massimo c'è gara 3 da giocarsi, però condizione essenziale perché si giochi gara 3 e che Saronno vinca questa partita, altrimenti tutti a casa e con sommo piacere di Gazzada anche in finale. Nel primo quarto 10 di Bolzanella, scusate, nel primo tempo 10 di Bolzanella per Gazzada, 13 invece per Gurioli, sono loro i migliori marcatori del match. Verri attacca Cacciani, c'è il taglio di Moalli, poi Verri verso il centro dell'area, si gira con buona prontezza, movimento di piedi di Caviglie, riesce anche a segnare il canestro del subito meno 8, eleva a portar palla Mariani,
per Politi, ribaltalato per Cacciani, poi prova ad arrivare Mariani per mettersi spalla canestro contro Passerini, attacca il numero 18, trova Cacciani, questa tripla proprio però non può lasciarla andare, anzi segna e massimo vantaggio per Saronno nel match, 36-25, tre importanti per Stefano Cacciani perché diventano anche lui, diventa in doppia cifra, 12 punti segnati nel match dopo il disastro di gara 1, non era andato benissimo, soprattutto aveva tirato piuttosto male, solamente 9 punti e 1 su 5 dalla distanza, dato direi che non è che sia stato migliorato di tanto, però se facciamo le somme sono già due triple a segno, che è sempre meglio che spararle sul ferro. Verri per Passerini, attacca Leva, linea di fondo, lo spinge Leva al errore, però a rimbalzo c'è Gazzada, poi palla sotto per Moraghi che da quella distanza a buona mano riesce a segnare, ancora meno 9, si ondeggia e sono i primi due della partita di Moraghi, lui sì invece è protagonista con tantissimi rimbalzi in gara 1 ma anche lì non tantissimi punti segnati. Gurioli nel lato per Leva, liberissimo per la tripla, solo ferro ma un buon tiro per Saranno che aveva trovato ancora una volta un giocatore libero. Passerini, vediamo se decide di attaccare Leva, no, invece va da Verri contro Cacciani, infrazione di passi, si dimentica di palleggiare prima di muovere il piede perno al giocatore con il numero 13, e dunque palla recuperata per Saronno, non tantissime palle perse a dire il vero nella partita, sono 6 quelle di Saronno, 5 invece per Gazzada. Leva vuole andare sotto da Politi, non ha posizione Politi e neanche grande prontezza Leva nel dargli il pallone. Moraghi ancora contro Politi, poi Bolzanella verso destra per provare a farsi spazio, alla fine Gazzada va sotto da Moraghi, trova un tiro in emergenza e in difficoltà. Poi il rimbalzo di Saronno con Mariani, Cacciani, ancora una tripla liberissimo. Non so chi lo stia marcando, ma a vederla così mi sembrerebbe nessuno, perché va a 19.000 metri di spazio. Ancora Bolzanella da tre. Prova ad aggredire il match, il numero 3. Coach Massimo Bianchi che di parziali subiti ne ha visti a sufficienza in gara 1 ben due volte, 10-0 o più subito dalla sua squadra. Fate bene il conto che in una partita che finisce 58-51 due volte 10-0 fa 20-0 e dopo è difficilissima, fa difficilissimo vincere le partite per chi poi le va a subire. Time out in campo, percentuali non particolarmente brillanti in questo momento di partita fino al momento, quindi i primi 20 minuti di gioco 1 su 12 per Saronno in quel momento e 2 su 17 per Gazzada, non si sono più di tanto mosse le tabelline del 3. Tanto passato il time out può ricominciare a giocare Saronno, la recupera Mariani buttandosi per terra, che giocata del numero 18, poi Politi, ora è da non sprecare il pallone, per poco non finisce fuori dal campo su questo passaggio di Politi, ci sono 935 secondi da giocare e Politi fa un passaggio sotto il canestro quando in realtà si potrebbe provare a giocare con un pochettino di maggiore attenzione, specialmente dopo il time out, visto che per poco non era arrivata la persa in precedenza, persa che poi si commuta con la partenza fuori dal campo di Mariani. Verri contro Cacciani, gli ruba per poco il pallone, poi Passerini la recupera, 4 per andare al tiro, se la prende da lontanissimo raccogliendo il pallone in un veramente
in una frazione di secondo. Poi a rimbalzo Novati, lui si va con decisamente maggior calma. Dall'altro lato del campo, Gurioli, ci sarebbe Mariani da servire, invece si passa da Novati, poi Mariani rimane libero, non lo segue nessuno. Extra pass per Cacciani, che parte linea di fondo, trova nuovamente Mariani, poi Novati. Questa è una grande azione di Saronno. Stavano per scadere i 24, ma oggettivamente se tutte le azioni fossero così ci sarebbe da spellarsi le mani per 40 minuti infilati al Palaronchi. Moalli per Passerini. L'uscita di Bolzonella che però non viene servito, si va invece da Moraghi che trova Verri. Extra pass per Bolzonella, prova a metterci la mano Cacciani. Si alza lo stesso per il tiro, l'ex Robur e Fides. Questo vale 3 e si ritorna a meno 6, fanno 16 personali per Bolzonella. L'uscita di Mariani su Moalli, blocco di Politi. Mariani va verso sinistra, ribalta per Novati, liberissimo Cacciani, può prendere la tripla. Ancora sfortunato, ma c'è rimbalzo Gurioli che da sotto, nonostante la spinta di Passerini, riesce a segnare. Fanno 15 anche per Ale Gurioli. Attacchi che finalmente iniziano a macinare qualche punto in più rispetto a quello che abbiamo visto nel corso del primo tempo, che era terminato 33-23. Verri contro Cacciani, spende il fallo al numero 11. Moalli per Bolzonella, ancora palla per terra al numero 3 che sta imbastendo una gran partita, prova ad andare per l'anticipo Mariani, cerca di passare davanti all'uomo ma per farlo deve spostare in qualche modo Moraghi, dunque va a commettere fallo, è il terzo per Jack Mariani, il secondo di squadra invece per Saronno. Entra, degrada al posto del lungo arrivato, almeno nativo di Perugia ma ultimamente inattivo per almeno un annetto, per lui a inizio anno, poi anche una operazione di pulizia al ginocchio. Moalli da 2 a bersaglio, il numero 9 sempre per il meno 6 che sta diventando un po' una sorta di scoglio per Gazzada. Ancora Politi contro Moraghi, si avvicina a canestro, arriva il raddoppio di Moalli, riesce a riguadagnare in qualche modo il possesso del pallone Politi che questa sera non riesce a trovare il fondo del secchiello. Tanto aggiornare per aggiornare le presenze è arrivato anche l'assessore allo sport della città di Saronno, Gianpietro Guaglianone. Novati, il blocco di Politi che poi si libera per la conclusione dalla media distanza, in una serata in cui da vicino a canestro non funziona, magari da lontano può essere più fortunato, non è così, e poi va anche a rischiare di commettere fallo su Bolzonella che si accontenta, per così dire, dei due punti segnati, 18 per lui, quello più vicino è Damiano Verri con 7 e 18 sono la metà praticamente dei 37 segnati da Gazzada. Intanto Steve Degra al secolo, Stefano Degrada per i punti numero 3-4 del suo match, ma soprattutto 42-43 di Saronno. Ancora Bolzonella che può partire contro Gurioli, lo fa andare per terra, trova il tiro che però è sbagliato, sarebbe stato il primo ad andare a quota 20, invece si ferma lì a 18, ma a vedere come sta giocando non credo ancora per molto. Gurioli prova a rispondere, il pallone gira sul ferro, la conclusione morbida, c'è l'effetto giusto, il posto spezzato e la tripla per Ale Gurioli, 18 anche per lui. Mi sembra che siamo alla sfida aperta tra i grandi scorer di questo campionato. I due hanno chiuso la stagione regolare e poi questa fase di playoff con 15 punti e 82 di media per Federico Bolzonella, 16 e 24 per Ale Gurioli, ma da sé che sono i due migliori a disposizione a brevissima distanza, anzi di poco meglio di Bolzonella Passerini perché segna 15 e 83. Però in questa partita Passerini
non sta producendo più di tanto, solamente 2 punti segnati, dopo che peraltro in gara 1 era stato il miglior marcatore in assoluto della sua squadra con 19 punti. Però Passerini su questo campo, anche se non segna tantissimo, ha la tendenza a segnare quelli pesanti. Adesso io non vorrei per forza tirare sempre fuori le solite storie, però se torniamo al Natale del 2016, a me mi vengono ancora gli incubi, perché il giocatore col numero 5 ha tirato da 28 metri la tripla per vincere la partita in doppio overtime, segnandola. Ma ragazzi, il campo è lungo 28 metri, praticamente l'ha tirata dalla linea di fondo, qualcuno osò dire addirittura dal parcheggio del Palaronchi, però faceva troppo freddo, le porte erano chiuse, sicuramente era in campo. Tiro che decisamente è passato alla storia del basket di Serie C Gold. Bolzonella pronto a ricevere da Moalli, attacca Novati, arriva raddoppio di Politi, allora lo scarico per Moraghi, ancora nelle mani di Bolzonella che ora ha un mismatch con Politi, si va sotto da Verri, poi Moraghi uno contro uno su Cacciani, extra pass per Moalli, sulla sirena solo ferro, la tocca a Politi, si chiude la difesa di Saronno a rimbalzo, che questa sera è ben più concentrata rispetto a gara 1. Appena finisce il quarto vi darò anche i dati del confronto a rimbalzo. Intanto Novati deve attaccare Somaschini, va sotto da Gurioli contro Moalli, si gira linea di fondo, ancora un tiro morbido, altri due di Gurioli che sta mettendo su un clinic offensivo di quelli da far vedere ai ragazzini del mini basket, ed è il primo ad arrivare a quota 20 nella personale sfida con Bolzonella, che però ora passa, parte dietro la schiena, alza il tiro, anche lui morbidissimo, 20 pure per lui, va bene. Se avete deciso di farci vedere un uno contro uno continuo, fatelo, che tanto a noi non ci dispiace per nulla. Cacciani, ancora l'uscita di Gurioli contro Bolzonella, questa volta non attacca, passa da Novati, ci sarebbe Politi libero per ricevere contro Moraghi, viene decisamente tirato a terra il numero 5 dall'ex giocatore di Saronno, uno che ha lasciato grandi ricordi al Palaronchi per intensità, per difesa, per rimbalzi, anche all'epoca della B2, credo che, e qua aspetto il movimento di testa della regia, fosse l'allenatore Mattia Ferrari all'epoca di Ale Moraghi. La regia è impassibile. La do per buona. Riceve Gurioli, poi Cacciani, Novati, ribaltamento per De Grada che prende la tripla fuori ritmo, dopo via Stefano De Grada, altri 3 per lui, fanno 7, ma soprattutto fanno più 12 per Saronno. 1:47 termina il terzo quarto, deve difendere Politi su Moalli, si butta dentro, arriva l'aiuto di Gurioli che finisce per terra, però Saronno ha recuperato il pallone, lo può gestire Novati che si ferma, torna indietro, palleggia sul piede di Moalli. Rimane il possesso. Ancora una partenza di Ale Gurioli, è un rebus irrisolvibile per la difesa di Gazzara questa sera, sta provando tutti i marcatori possibili la squadra di coach Paolo Garetto, ed è quarto fallo per Somaschini che ora va anche per contrastare la rimessa, riceve Novati, palla per De Grada, vediamo se sente anche questa, aspetta Gurioli per decidere di attaccare Passerini, si ferma, passa da Cacciani, Novati torna verso il centro del campo, 4 secondi per andare al tiro, sotto per Cacciani che se avesse ricevuto sarebbe stato completamente libero vicino a canestro. Ora però c'è necessità della classica rimessa Robur, quella che è efficace in catch and shoot, ricezione e tiro. Si muove Cacciani che riceve contro Matteucci, falla in attacco di Politi per concludere il giro del fuoco.
dei compagni di regia veramente insopportabili questa sera, Roberto Sanvito di Notiziario Il Giorno e il grande, grandissimo GS Giuseppe Sciascia dalla Prealpina. Capite voi che il Pallaronchi è veramente pieno. Passerini contro De Grada, lo scarico per Somaschini, Moraghi potrebbe ricevere in backdoor contro De Piccoli, poi Somaschini prova a spezzare il raddoppio, quarto fallo di squadra per Saronno ed è terzo fallo per Stefano Cacciani. 58 secondi al termine del terzo quarto, 12 da recuperare per Gazzada. Angiolini, principe di Cantù, vediamo cosa si inventa, consegnato da Matteucci proprio per il numero 7, sotto per Moraghi contro De Piccoli, centro dell'area, passo di incrocio, alza il tiro, rimbalzo di Burioli che poi viene contrastato da Moraghi che con sguardo di compatimento guarda l'arbitro. Saranno però sicuramente altri 24 nell'attacco di Saranno per il fallo subito da Gurioli ed esaurisce il bonus anche Gazzara, dunque d'ora in poi, ovvero per i prossimi 47 secondi scarsi di gioco, saranno sempre tiri liberi. Novati chiama lo schema dalla panchina coach Michele Crugnola, è 4, movimento di Gurioli, blocco cieco di De Grada che viene servito, può passare a Gurioli vicino a canestro, va per terra la difesa di Gazzada, ne arrivano altri due per l'Alessandro da Sesto San Giovanni, il figlio di Dante, sala quota 22. Passerini da 3 per provare a rimontare, che canestro del numero 5 di Gazzada, diventano 5 anche i suoi punti, 42-53, 13 secondi per andare al tiro, palla per Novati, non scorrono i 24, dunque Saranno proverà ad andare fino in fondo. De Grada palleggia, resta il tripla solo, secondo ferro Matteucci, 3 secondi per andare al tiro da lontanissimo, Passerini fuori misura, abbiamo già dato, grazie passe. 42-53, finisce il terzo quarto, Saranno con vantaggio ma non del tutto l'inerzia, conduce e entra nel quarto quarto con tutta la prospettiva di andarsi poi a giocare gara 3 naturalmente, se vincendo questa partita, importantissimo per Saronno gli ultimi 10 minuti di gioco, importantissimi, e dunque noi naturalmente come sempre li seguiremo alla stragrande dal Pallaronchi. 53-42 il punteggio al Pallaronchi, ultimi 10 minuti di gara 2 di semifinale, potrebbero essere gli ultimi 10 minuti di questa semifinale, ma anche potrebbero essere i primi 10 di gara 3, a seconda di come dovesse andare il punteggio. Intanto Saranno conduce grazie non solo, ma grazie ai 22 punti di Ale Gurioli, che si sta dimostrando veramente un attaccante sopraffino per la categoria. Attacca De Grada, lo scarico per De Piccoli, da quella distanza segna sempre. Ma io ve lo dico prima che il pallone entra, quindi la mia fede per il Faraone è incontestabile. E sentite il Pallaronchi. Somaschini per Matteucci. Angiolini sotto per Moraghi, fa fallo De Piccoli. Naturalmente i ragazzi che fanno il tifo in tribuna Berezzi dei Piccoli sono quelli delle giovanili di Saronno, l'Under 16 che ha appena vinto il campionato Elite con Ezio dei Piccoli, assistant coach di Claudia Dalla Valle, una coppia che si è sentita spesso e volentieri negli ultimi 20 anni di Robor, anche qualcosina di più per quanto riguarda la Claudia. Ancora Passerini, un tiro impossibile, poi lotta, rimbalza, arriva Moraghi, la porta via dalle braccia di Gurioli, non riesce però a segnare per una conclusione veramente da pochi passi. Più 13, 55-42, palla in mano per Saronno, degrada contro Angiolini, va in penetrazione, poi da terra trova Gurioli per la tripla, gira il pallone, a rimbalzo degrada, lotta con Passerini che commette frazione di passi. Passi, grazie. Questa è una libera interpretazione del regolamento.
commentato di grandeur anche dalla regia. Leva l'uscita di De Grada che guarda il canestro da due, solo Ferro, lotta Gurioli, fallo. E beh, qua siamo alla compensazione, anche se c'era un po' di spinta del numero 12 che è solamente al secondo fallo commesso. Angiolini, intanto abbiamo i primi due nomi delle finaliste, saranno Vigevano e la Juve Cremona che stanno vincendo agevolmente gara 2. Moraghi va da Angiolini contro Novati, l'uscita di Somaschini. Matteucci finta al tiro, poi parte in palleggio, trova Somaschini che è in gas nella partita contro Saranno, segna sempre tantissimo lì a Somaschini, fanno 8 per lui. Gurioli in movimento di leva contro Angiolini, poi riceve De Piccoli che in palleggio libera De Grada, riceve leva per la tripla del capitano, solo Ferra, rimbalzo Passerini, bisogna contenere, più 10, la difesa arretra, Passerini corre in contropiede, fallo speso prestissimo da Matteo Leva, dico, avrei detto semplicemente presto, mi è venuto il prestissimo perché De Piccoli a centrare ha tirato giù uno sturone a Passerini che ha fatto saltare di nuovo in aria tutta la sua under 16, certo non valeva. Tanto cambio in campo per Saranno, dentro Mariani, fuori Novati, due playmaker complessivamente stanno girando a 9 punti segnati, 5 Novati, 4 Mariani, 6 rimbalzi, 3 a testa e 4-5 assist in due però. Ora Mariani deve inseguire Angiolini che va con il consegnato di Moraghi, poi restituisce il pallone a Matteucci che finta la tripla, parte in penetrazione contro Gurioli, lo scarico per Somaschini, poi Angiolini contro Mariani, extra pass per Matteucci, palla sotto, recuperata in qualche modo da Moraghi che dalla spazzatura recupera una cosa arancione e rotonda e la recapita nel cestino perché lui fa la raccolta differenziata, anzi nel suo caso è indifferenziata nel senso che raccoglie tutto. Mariani guarda per un attimo il canestro, poi decide di partire in palleggio con il blocco di De Piccoli. Esce fuori forte Matteucci per impedire una conclusione semplice. 4 per andare al tiro. Si mette a ritmo con il palleggio Gurioli. Alza la parabola per evitare la stoppata. Trova però solamente il secondo Ferro. Matteucci a rimbalzo. Ci crede Gazzada. 7 minuti. 8 punti da recuperare. Palla per Angiolini. L'uscita di Passerini che guarda il canestro, poi parte in palleggio. Torna fuori da 3. Lo scarico per Moraghi che gli riconsegna il pallone, le spaziature non sono proprio quelle ottimali, allora Passerini decide di ricominciare, va in palleggio, resta tiro da dentro l'area e ritorna a meno 6 con la sua squadra. Saranno non sta segnando da praticamente mai, anzi meno 5 era da 3. Mariani chiama blocco di De Piccoli, poi parte verso sinistra, spende il fallo Matteucci, è il primo del quarto quarto per Gazzada. Esce De Piccoli, entra Politi. De Piccoli solo ha fatto un paio di punti, un paio di buone difese, qualche rimbalzo. Saranno non ha ancora, anzi ha segnato solo due punti nel quarto quarto, ci prova Jack Mariani. Va fino in fondo contro il tentativo di stoppata di Verri, ci voleva per l'attacco di Saranno, 4 punti soli segnati nei primi 3 minuti e mezzo di quarto quarto, ma 7 di vantaggio. L'uscita di Passerini per Angiolini, movimento di Somaschini, riceve ancora Angiolini da 2, anzi extra pass per Passerini con un piede sulla linea da 3, l'arbitro guarda e gliela assegna comunque 3, 53-57. Mariani per Cacciani, poi degrada contro Verri, mismatch, decide di attaccarlo, si butta dentro, prova ad arrivare fino in fondo, lo spinge Verri, il fischio è corretto, sarà ancora possesso per Saronno.
liberi per De Grada. Per Verri nel frattempo terzo fallo, De Grada con i due punti. Riporta Saranno a più 6. Nel frattempo Passerini è arrivato in doppia cifra con 11 e quelle due triple che gli avete visto segnare. Giocatore che quando si infiamma diventa pericolosissimo. Ora però è andato a sedersi in panchina. Fallo di Mariani. Quarto di squadra per Saronno. Bonus esaurito, 5:40 al termine della partita. Ed è il quarto fallo di Mariani, è costretto a rientrare in campo Novati, finora spesi il numero 0 per il playmaker con il numero 77. Mariani un po' rallentato dai falli, per lui è una partita finora da 6 punti, 3 rimbalzi e un paio d'assist. Ancora Angiolini contro Novati, riceve Matteucci, consegnata per Angiolini, movimento di Bolzonella, arriva anche Verri, poi Bolzonella contro De Grada, linea di fondo, bella difesa di De Grada che lo costringe ad andare fuori. Angiolini con mano, per poco non entra, rimbalzo offensivo di Verri che poi deve uscire in palleggio. Alla fine Bolzonella trova Somaschini, 10 secondi per andare al tiro, l'anticipo di Cacciani che corre in contropiede, rallenta il passo, Matteucci non può farci nulla, 2 in contropiede di Cacciani e fanno 61 per la Robur, più 8 Saronno. Quando mancano 5 minuti, Bolzonella, l'aiuto di Cacciani per impedire il tiro dalla distanza, poi Angiolini, partenza in palleggio con la mano destra, torna da Bolzonella, contro De Grada, piedi veloci per il numero 9, lo costringe allo scarico, Elia Somaschini, primo ferro, rimbalzo Politi, chiama calma la panchina di Saronno, chiama calma anche Lorenzo Novati che chiama lo schema 3, Politi, blocco, Seger, l'uscita di Leva, movimento ancora, linea di fondo per De Grada, c'è liberissimo Novati a lato ma non viene servito, allora si torna dal lato forte, può attaccare De Grada, extra pass per Novati, poi Leva, la tripla, a segno del capitano! Più 9 Saronno, 60, anzi più 11, 64-53, 4:20 al termine. Angiolini vorrebbe alzare i ritmi ma deve aspettare i compagni. Palla sotto per Matteucci, ci mette una mano Cacciani. Il possesso rimane per il Sette Laghi, due brianzoli veri, Matteucci da Monza e Cacciani che sarebbe da Treviglio ma un paio d'anni gli ha passati pure a Lissone e in Brianza, specialmente zona Cantù, ha discrete conoscenze. Per questo mandate pure una mail a stefanocacciani@gmail.com. 64-53 punteggio, 4 minuti dal termine, time out in campo. Saranno sembra poter aver preso un minimo di margine ma non basta perché mancano ancora 4 minuti e come avete visto Gazzada ha il talento nelle mani per accorciare, per tornare vicino nel punteggio e poi magari giocarsi il finale punto a punto. Due minuti senza canestri per Gazzada che però è in zona d'attacco dopo il time out e rimette dentro il suo, diciamo, quintetto titolare. L'unico escluso è Moraghi, in suo luogo Matteucci per Saronno. Quintetto non proprio titolare, specialmente sugli esterni ci sono Novati e De Grada. Un altro cambio, ecco Moraghi, esce anche Matteucci. Dunque quintetto titolare confermato per i Sette Laghi. Passerini, la rimessa nelle mani di Verri, poi Moalli, l'uscita proprio del numero 5 e il fallo in difesa per capitano Matteo Leva. Situazione di bonus e dunque tiri liberi per Damiano Verri che finora in questa partita
segnato 7 punti, segna il tiro libero concesso per lui in stagione, 67% a cronometro fermo. Sbaglia il secondo, a rimbalzo Novati con un avversario duro come Moraghi. Recupera però il pallone, il quarto nel frattempo del capitano Matteo Leva. Novati in palleggio, aspetta l'uscita di Degrada, poi passa da Cacciani, proprio Degrada, gioca nel pick and roll. Restituisce il pallone verso Cacciani, poi Novati, finta destra Pest, poi effettivamente lo va a spedire nelle mani del capitano. Triplo a segno per Matteo Leva, più 13. Saronno che prova a chiudere e portarla a casa, ma mancano ancora 3 minuti e mezzo. Passerini contro Leva, difende forte il capitano, numero 99, non ha più fali da spendere, altrimenti lascerà la partita. Riceve Bolzonella, il consegnato Riveri, si butta dentro. Traumoalli, partenza del numero 9, scarico a lato per Bolzonella, che va in palleggio a resto il tiro. A rimbalzo Novati, che è un giocatore eccezionale per stazza e ruolo per quanto riguarda le statistiche a rimbalzo. Ora non vorrei dire, ma con un altro canestro, specialmente se dalla distanza, sarebbe chiusa. Arriva Politi per il pick and roll con Novati, palla nelle mani di Cacciani, eccola la tripla. Fuori bersaglio, non c'è ricezione a rimbalzo per Politi, allora può correre Bolzanella che si butta dentro, poi è costretto a tornare indietro, va da Moraghi che non ha buona ricezione, finisce fuori dal campo. Il possesso è per Saronno e per quel discorso sulla tripla fate che rimanga ancora aperto. Chiama Flash un attacco lungo per provare a mangiare secondi. Novati parte verso sinistra, rimane libero, scarica per Cacciani, la partenza del numero 11, extra pass per Leva, Cacciani finisce per le terre, palla per Degrada, Novati da tre, solo Ferro, Politi alza le braccia, Verri la tocca e si rimane in zona d'attacco per Saronno. Sono passati un bel po' di secondi, 2:27 al termine, 54-67 il punteggio. Nel frattempo è una difesa di coach Michel Crugnola, che vuole il suo capitano Matteo Leva un po' più fresco, e ha cambiato la marcatura perché ha mandato Degrada su Passerini. Degrada naturalmente ha buone mani per attaccare come in questa situazione, e buoni piedi per difendere anche su un esterno di grande talento e di tanti punti a disposizione come Federico Passerini. Più 15 per Saronno, 69-54. Passerini sull'aiuto di Politi, palla sotto per Moraghi, la difesa di Politi va a prendere a due mani il pallone, si porta a terra Moraghi. Mi sa che hanno fatto un buco nel parquet, domani chiamiamo i tecnici e sistemiamo tutto. Adesso però ci sono ancora 2 minuti da giocare, partita che è arrivata, si è spostata dal lato di Saronno nel secondo tempo con costanza, anche nei momenti di difficoltà. La IMO di coach Massimo Bianchi ha continuato ad attaccare trovando buoni canestri e soprattutto giocatori liberi per il tiro, una situazione che in gara 1 non era mai successa. 51 punti ma a malapena pescati fuori dal cilindro, questa sera sono già quasi 70. Intanto Moaglia a centro area, lo scarico verso Mascheni, partenza del numero 11, scarico per Verri che senza pensarci tu si alza e tira. Un minuto e mezzo al termine, 13 punti da recuperare per Gazzara, ma palla in mano per Saronno. Ancora uno schema lungo, giro, si va sotto da Politi, l'uno contro uno su Moraghi, linea di fondo per il numero 5 che riesce ad aggirare l'avversario. Sarebbero stati due facili e invece semplicemente rimessa dal fondo per Laimo. Ancora 14 per andare al tiro, 1:44 invece al termine della partita. Degrada, l'uscita dai blocchi, palleggio, scarico per Novati, come passi, è in volo.
Fischio di passi, manteniamo la plomb. Come mi suggeriscono dalla regia. Va bene. Passerini. Gliela ruba Politi. Poi apre per degrada il contropiede. Prova a buttarsi fino in fondo, cercare di andare a subire il fallo per tirare i tiri liberi e provare ad allungare ulteriormente. Invece sarà semplice rimessa dal fondo con 20 secondi. A questo punto Saronno dovrà provare a tirarli tutti fino in fondo. Intanto dentro Tommy Somaschini per Moalli. Un difensore più alto da mettere contro Novati. Riceve Politi. Leva, non vediamo Bolzanella. Mi sa che Garetto l'ha data su per togliere il suo miglior giocatore, miglior marcatore della partita. Degrada, ancora una partenza, palleggia resta e tiro. Solo secondo Ferro. Deve difendere Saronno, porta palla Somaschini, poi Passerini contro Degrada, si gira, arriva fino in fondo, solo primo Ferro, a rimbalzo, potentissimo Moraghi. Riesce a toccarla, a tirare, a sbagliare il tiro, ma poi c'è Politi con l'ultimo tocco. Un minuto dal termine, 13 punti da recuperare per Gazzada. Verri si allontana dalla linea da tre, poi Passerini da lontanissimo trova la retina, sì, ma dal lato sbagliato del canestro. 54 secondi dal termine. Siamo ai commenti di fine partita. Vorrei quasi quasi coinvolgere i miei colleghi qua vicino, ma me la godo, me la porto a casa io. Novati ancora per Leva, il capitano per Cacciani, ancora una partenza, perde il manico del pallone, poi arriva Verri, parla sotto per Leva che si gira e tira solo, primo Ferro. Somaschini per il contropiede. Somaschini, palla sotto per Moraghi. Allora, commenti di fine partita, perché siamo all'ultima azione. Scadranno i secondi con il pallone nelle mani di Novati, lascia andare sette laghi. 0-2 in stagione regolare per Gazzada, era diventato 0-3 con gara 1 di playoff, diventa 1-3. Singola vittoria di Saronno, ma è la più importante perché arriva nella gara dentro fuori. E nelle gare dentro fuori la Robur dimostra di esserci con la testa bene, perché sarà dentro fuori anche gara 3 a Gazzada sabato. Il partitone, sette laghi contro Imola, la quarta e la quinta della classifica di pole promozione, la quarta e la quinta della Serie C Gold, per raggiungere in finale Vigevano. Nella partita ci sono i 22 punti di Ale Gurioli, i 14 di Stefano Cacciani, in doppia cifra anche Degrada con 11 punti. Dall'altra parte 20 per Bolzanella, autore di un grandissimo primo tempo, 11 invece per Federico Passerini e 10 per Damiano Verri. Un po' in difficoltà Gazzada nella rotazione del pallone, nel creare gioco. In questa partita ha fatto gli stessi 58 punti esatti di gara 1, ma l'impressione era stata completamente diversa. Saronno invece ne segna 69, che sono 18 in più di gara 1. È vero, sì, il fattore campo, ma anche, non solo quello, ma anche decisamente una partita molto meglio giocata. Dal Palaronchi e da Diego Marturano per questa sera veramente tutto. Ripetiamo il punteggio finale, 69-58. Ci vediamo a Gazzada, questa volta però sul campo, per gara 3 di semifinale di Serie C Gold.